quasi la siamo giocata. La crescita rispetto a quando abbiamo giocato la prima partita a Cernusco contro i Lions è evidente e estremamente chiara. Abbiamo sbagliato qualcosina in più, onore a loro perché hanno giocato meglio, ha giocato meglio di come ha giocato l'altra volta sicuramente, e sta l'amaro in bocca perché potevamo fare un salto a Grosseto con qualche punticino in più. Senti, l'altra volta hai detto che eri molto fiducioso per l'anno prossimo, adesso dopo queste partite lo sarai ancora di più, immagino. Assolutamente sì, sicuramente per gli elementi che abbiamo, sicuramente per gli elementi che arriveranno. Sono stati bravissimi tutti, cioè loro hanno avuto qualcosa in più che ha fatto la differenza, ma veramente poco. Seconda partita con gli Scorpions è stata bellissima perché si sono divertiti tutti. Abbiamo giocato per divertirci senza guardare il risultato, anche perché non so quanto è finita. Però dai, un buon inizio per l'anno prossimo. Ma siamo venuti qua sperando di portarci a casa la vittoria e di andare a casa a Grosseto. Abbiamo perso l'ultimo secondo sperando di farcela ancora. Ho visto delle azioni che non avevo mai visto fare a questa squadra. In 3 mesi siete cresciuti tantissimo. Vi ringrazio perché io mi sono divertito a guardarvi. Penso che voi abbiate dimostrato come si fa una squadra. Grazie a tutti. Sono Sofia. Erika. Ruolo. Linebacker. Blitz. Perché ami il football? Perché è uno sport dove devi dare tutto in pochi secondi. Non lo so, domanda difficile, però... perché è tosto e le sfide mi piacciono. Qual è la cosa che ti diverte di più? Spaccare tutti. Togliere qualche flag. Oggi com'è andata? Oggi è andata bene per il 50%, però avendo perso ci si resta, cioè, si è un po' tristi. Beh, oggi abbiamo dato il massimo, però sono stati più forti, quindi vabbè, complimenti a loro, però abbiamo dato il meglio. Cosa ti ha insegnato questa giornata? Abbiamo fatto un po' di pratica, comunque anche se non abbiamo vinto, anzi proprio per questo abbiamo potuto fare pratica con altre squadre. Che anche senza il coach riusciamo a fare qualche schema così a caso. Mi è piaciuto il fatto che abbiamo giocato con una squadra e ci siamo impegnati per un obiettivo che sfortunatamente non siamo riusciti a raggiungere. E il tuo coach com'è? Occhio, com'è il tuo coach? Credo che sia molto bravo. Forse oggi ha chiamato qualche schema di troppo su alcune azioni molto importanti, ma lo apprezzo in quanto capisce quando c'è bisogno di farci divertire di più oppure quando c'è bisogno di impegnarsi di più. Allora Simone, com'è andata questa giornata? Allora, poteva andare meglio, ovviamente i risultati non sono andati come aspettati, però ci abbiamo messo l'anima come squadra. Sono stati diverse azioni spettacolari, altri potevamo migliorare, però tutto quanto abbiamo fatto un bel lavoro e specialmente l'ultima partita ci siamo divertiti un mondo. Qual è la cosa che ti piace più del football? La cosa che mi piace più del football è la disciplina per lo sport e avere altri compagni che condividono la stessa passione per lo sport.